può andare o può non andare in Parlamento, poi lo valutiamo dai risultati. Dove sono? Quindi, punto, la differenza l'hai detta in modo chiaro, i consiglieri regionali sono impegnati ai fine settimana in campagna elettorale. Cioè, non è che dobbiamo ringraziare. Noi abbiamo bisogno che la gente non si impegni in campagna elettorale, abbiamo bisogno che gli esponenti amministratori si impegnino tutti i giorni e cerchino che quando sono là a fare delle leggi, perché quello è il primo compito, quella legge deve aiutare il cittadino e non penalizzarlo. Per fare questo c'è solo un modo, stare a contatto col mondo reale. Non è che ci sono altre strade. E se bisogna sacrificare qualche ora del palazzo per stare in qualche mercato in più, in qualche fabbrica in più, ben venga, ben venga. Sì, questo è il mio giudizio. Che è nei mercati, e lo dice uno, non è che ci fa un favore perché incontra la gente. No, semplicemente fa la sua campagna elettorale legittimamente. No, non è che dobbiamo ringraziarlo perché sta al mercato. Non in campagna elettorale, Stefano, non in campagna elettorale. Ti sto dicendo che quando si fa una legge è fondamentale che quella legge si approcci nel modo corretto col cittadino. Per fare questo c'è solo un modo, non ascoltare i professori, ascoltare la gente. Quindi questo contatto col mondo reale è vitale. E lo dice uno che è presidente di commissione attività produttive in 12 mesi e tutti, anche il 5 Stelle, riconoscono che la mia commissione è perennemente convocata, è perennemente al lavoro. Quindi io vengo qui a dirvi che io non ho nessuno può attaccarmi sulle presenze o sull'impegno del palazzo, ma non basta. Oltre all'impegno a palazzo, serve l'impegno fuori dal palazzo, che è ancora più importante. Poi andiamo su Napoli, se volete. Noi siamo espressione dei cittadini, obiettivi, siamo nati come antivirus, pronto? Dalla categoria di politici come voi. Buongiorno. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? Abbassa l'audio. Pronto? Passiamo un'altra telefonata, ragazzi. Pronto? Cos'è? Dovete abbassare l'audio, ragazzi. Pronto? È uno scherzo, va bene, è uno scherzo. Pronto? Allora, eccoti qua, no, non è uno scherzo. Ciao, sono io? Ciao, chi stupito un po', Giuseppe di Varese. Ciao, Giuseppe. Dunque, io vorrei dire, a proposito dell'Europa, così, funziona o non funziona, io vorrei dire la mia, cioè nel senso che è come un... vorrei paragonare un tifoso, non so se tu sei tifoso del Zola, sei tifoso del Milan. Sì. Va, e anch'io, ecco, io non andrei mai allo stadio e ti farei Inter, no? Certo. In Europa penso che sia la stessa cosa, cioè ognuno fa i propri interessi e cerca di portare a casa a fare più che può, no? Tipo la Merkel e pregandosene brava, degli altri, esatto. Non so, fino a che, a che punto abbiamo interesse noi a rimanere in Europa in queste condizioni. Scusa, l'Italia da sola, secondo te, può andare bene? Da soli, non dico da soli, ma io l'Europa la concepisco come una, non so, può darsi che sbaglio, come una come si può dire, quella quella della protezione civile, ecco, una cosa così, cioè in caso di bisogno tutti per uno e per tutti, però come si dice, come va dicendo la Lega, cioè ognuno deve essere padrone a casa sua e deve determinare lui le proprie politiche, le proprie sul territorio. Non può venire un danese che non sa niente della nostra cultura venire qui a metterci becco, no, in casa nostra. E io la vedo così, non lo so, può darsi che sbaglio. No, grazie, per carità. Posso rispondere? Secondo me, allora, per esempio, una delle cose che proponiamo noi è l'adozione degli eurobond. Gli eurobond vuol dire prendere i debiti Tremonti, di tutte le nazioni erano... e metterli insieme ed emettere dei titoli di Stato europei. Ora, questo è un modo per unificarsi, per mettere insieme il debito e, come dire, remunerarsi tutti insieme per questo. È un modo per avere un'Europa più unita. Noi la proponiamo questa cosa. Cioè, noi vediamo, crediamo in un'Europa se è un'Europa più solidale e più uniforme rispetto a quello che dà e prende da tutte le nazioni. E questo è più Europa. E la grande differenza, esatto, non è più Europa, è più libertà dei paesi membri dell'Europa. Cioè, perché noi diciamo dobbiamo uscire dall'euro? Perché dobbiamo ritornare alla sovranità monetaria. Un paese che non ha sovranità monetaria ha serie difficoltà. Guardate, questo progetto europeo, magari è difficile spiegarlo in pochi minuti o in pochi secondi, ma il dato di fatto è che gli effetti hanno reso più poveri tutti. E si parla spesso, Stefano, anche qui, che bisogna distribuire la ricchezza. Ma sei sicuro? Allora, redistribuire il reggio, cioè, se l'Italia fosse entrata nell'euro aspetta, 2000, secondo guardiamo, te saremmo più ricchi adesso? Stefano, guardiamo gli effetti. Gli effetti sono: siamo diventati più poveri tutti e la ricchezza è andata in mano a pochi. Si parla spesso, ne parliamo dopo, della distribuzione della ricchezza. Questo progetto europeo non l'ha fatto.